Buonasera a tutti e benvenuti nuovamente anche questa sera sulla pagina dell'Accademia Federale. Oggi vi voglio presentare un tecnico, un consulente finanziario, Giancarlo Iacovello. Grazie Giancarlo di Buonasera, essere con noi. buonasera. Grazie Manuel di averci portato questo ospite molto tecnico da questo punto di vista, quindi ti ringrazio e ti ringrazio di essere con noi anche questa sera. Grazie Mirko, ma grazie soprattutto Giancarlo. Giancarlo è un manager finanziario di fama italiana, ma io direi anche insomma riconosciuto anche all'estero. Per cui sono molto curioso del suo apporto di questa sera. Grazie Giancarlo di essere con noi. Grazie a voi. Manuel, io Da cavolino che sei vengo su. stasera, Mirko, con la magliettina, Ah, vedi. magliettina, tattica. Allora, ti dicevo, Manuel, a parte la mia maglietta che non fa notizia, ma la notizia di oggi è che Mi viene già da senti, lo ridere. so, infatti, abbiamo visto un video, l'abbiamo visto tutti, questi extracomunitari mangiano i gatti. Che imbarazzo No, avere allora, questi video. no, io guarda che all'inizio pensavo che fosse un video ripreso da un'altra parte, un fotomontaggio. Lì per lì, mentre lo vedevo, sembrava quasi incredibile che La cosa brutta è che fosse. proprio sono in Toscana, cioè nel senso. Sì, ma in Italia, in Toscana, un extracomunitario che si permette, non lo so, e provo a immaginare, adesso da come ho capito è un gatto randagio, ma provo a immaginare se fosse stata una famiglia, ma a prescindere gli animali non si tocca, sono animali domestici, cioè è una cosa veramente, vederlo mi ha fatto veramente impressione, cioè siamo lontani anni e anni luce rispetto alla loro mentalità. Se uno ha bisogno va a lavorare, va a chiedere qualcosina in giro, però non è un sistema, ecco, questa è la gente che vuole regolarizzare la ministra Bellanova. Immigrazione, Per cui veramente mi ha fatto impressione, molta impressione, mi ha toccato perché insomma anche quando vedi magari purtroppo dei gatti che magari vengono travolti dalle auto per sbaglio e per errore comunque ci soffri, una cosa così è veramente terribile. è vero, Manuel, poi vederlo a me ha fatto impressione. Cioè, un conto è Sì. raccontarlo e sentirlo dire. Un conto è vederlo, è una cosa orribile, orribile. E ti voglio commentare sempre in provincia di Pisa, cioè abbiamo il capogruppo di Montopoli Valdarno che dice i reduci di guerra, quando vanno nelle scuole, raccontano che mangiavano topi e bevevano urina. Cioè, Ma siamo in guerra qua adesso. ma quei sono matti, ma Ma quei se sono siamo matti. in guerra, è una domanda, ma siamo in guerra adesso? Voglio, se mi permetti, voglio mostrare il post in diretta perché è veramente imbarazzante, veramente Sì. imbarazzante. Come se noi fossimo in guerra, capisci? E giustificano. Capogruppo del Partito Democratico a Montopoli. Giustificano tutto, giustificano tutto, tutto, tutto. Una roba imbarazzante. Giancarlo, anche un tuo commento da questo punto di vista. È la cultura che vogliono, la cultura del permissivismo, perché genera quella mangiatoia a cui sono legati da sempre, no? Voglio dire, un immigrato che mangia un gatto è da come dire, comprendere, un altro che mangia una tartaruga è da comprendere, però se poi un italiano ha fame e ruba una banana va in galera, no? E questo è il problema, cioè gente che come dire, arriva a sera e non ha la cena, che non ha avuto nemmeno il pranzo e viene criticata perché semmai ecco, non ha come dire, tutte le caratteristiche di un immigrato. Perché qui non è che si parla di immigrati, anche Salvini l'ha detto, no? I migranti sono forieri di positività, ma quando rispettano la casa dove vanno a insistere. Io sfiderei chiunque a mangiare un maiale in un paese islamico o a mangiare un animale domestico, una mucca in India. Il problema è questo, capito? Il problema è il rispetto. Poi, per carità, uno può sbagliare, ma quell'uno va punito. Perché se io mangiavo un gatto, a me mi punivano. Allora il discriminato sono io. Non è il discriminato chi va compreso. E che il capogruppo del PD possa dire i nostri. Io credo che lei non abbia mai conosciuti i nostri reduci. Perché se l'avesse conosciuti, gli avrebbero raccontato altre storie.
no? Gente che è mandata alla guerra, al confino dalla famiglia, no? Con, come dire, con la fame, la sete. Allora in quelle circostanze sì, ma quando te a uno gli paghi 35 euro al giorno, uno, gli dai vitto e alloggio, ti mangia anche il gatto, e a me mi sembra quasi una cosa, come dire, surreale, no? Che dire voi? No, condivido in pieno. Condivido, bravo Giancarlo. Torniamo Giancarlo un po' all'Italia vera, all'Italia nostra, al bel paese da nord a sud, e quindi ti chiedo, come vedi questa ripresa economica dal tuo punto di vista, essendo tu un manager appunto finanziario, come dicevamo, un'apertura di diretta, per cui vorrei una visione complessiva del paese da parte tua. Guardate, io il Covid l'ho vissuto in toto, no? Dal lockdown in poi. Come avete avuto modo di vedere, ogni, e Manuel l'ha vissuto in prima persona, ogni intervento del governo è stato mirato ad affossare le attività che producevano. Hanno una visione distorta del capitalismo, non c'è verso. Cioè chi produce è il nemico da abbattere, perché è un paese oramai l'Italia, socialista sudamericano, dove te ti basta dare 600 euro al mese e vivi felice, no? Quindi parlavano di decrescita felice, questa secondo loro è la povertà felice, la gente merita dignità. Quando ho letto le prime bozze dei decreti, anche grazie a Manuel, mi sono accorto in quelli che si erano scordati una gran fetta di anche aziende non qualificate come PMI, non entro nei tecnicismi, ma Conte, che è un avvocato, ha riempito, vi ricordate le dichiarazioni Covid? Ogni volta che subentrava una nuova cosa, una nuova fattispecie, ci gonfiava il foglio a quattro, e quindi noi a stampare miriadi di dichiarazioni per poter fare la spesa. Il fatto è questo, guardate, che hanno sbagliato tutto. Sostanzialmente loro sono partiti da un dato falsificato, il fatturato. Il fatturato non rappresenta nulla per un'azienda. Quello che conta in un'azienda è il margine. Perché se anche io avessi conservato durante il Covid gli stessi euro guadagnati l'anno prima, mi sono esplosi i costi, no? Sanificazione, mascherine, giusto? Controlli, e quindi io sostanzialmente non avevo più fondi per arrivare in fondo al conto economico di un'azienda. Poi è vero che dopo ti dicono, ma io ti ho dato risorse, non le date te governo, che dovevi darle a fondo perduto, perché questo era l'anno in cui noi dovevamo fare una pacificazione fiscale approfittando una bruttura che si chiamava Covid. Perché se in intere aree dell'Italia, viva Dio, non c'è stato niente di così brutto, ma in altre aree come Milano e Bergamo, la tempesta perfetta. Cioè in alcune aree d'Italia non si rende conto, no, della disumanità di quello che è accaduto. E questo si è riverberato nel tessuto economico. Cioè laddove dicono noi dobbiamo dare dei fondi alle aziende, poi le chiedono alle banche. Ma le banche non è che sono enti estranei, siamo noi correntisti. Quindi lo Stato non solo non ha dato quattrini alla gente, uno, perché le aziende hanno anticipato la cassa integrazione, due, secondo, il governo non ha manco dato fondi, tant'è che le ha chieste alle banche con garanzia propria. Dico, vabbè, i soldi non ce li metti, e dai una garanzia, se l'è fatta pagare. Cioè la garanzia è onerosa per le aziende, quindi le banche andranno a rimessa, ecco perché non erogano. Sapete perché? Faccio una battuta: se Manuel va a chiedere un finanziamento, la banca gli fa un rating, no? E dice Manuel spread 3%, questo è il cap che fissano prima della garanzia. Dopo la garanzia rifanno il rating e ci devono inserire il costo della garanzia SACE dello Stato. Quindi lo spread 3 per la banca, visto che devo pagare lo Stato la garanzia, semmai va all'1%, quindi il guadagno della banca è l'1, e quindi la banca ci va a rimessa, perché semmai i costi di struttura, cioè i propri costi gestionali, sono il 2. Quindi ecco perché le banche non erogano o rallentano, per il semplice fatto che vanno a rimessa. Cioè, quindi tutto questo sistema è fatto perché, allora, da una parte chi lavora paga tantissime tasse, in più paga la cassa integrazione. La cassa integrazione va nelle casse dello Stato per i nostri, diciamo, concittadini che sono messi, come dire, speriamo temporalmente male, lavorativamente parlando, e invece l'anticipano le aziende. Io mi domando sempre, guarda Manuel, io ho quello di finanza, ma i soldi, ma dove li buttano? Io non riuscirei a fare un buco peggio di loro. Io guardo tutte le sere, ci penso e dico, ma i soldi che entrano tra tasse, tributi, dove vanno? Io sono, c'ho un mare magnum nel sottobosco che non sanno nemmeno loro dove vanno a finire. Ma magari arrivassero ai nostri concittadini, alle imprese, non arrivano, perché quello che conta non è
ciò che affermo in televisione alle 18 di sera in pompa magna, ma i soldi a te napoletano, milanese, torinese, sono arrivati in conto corrente, sì o no? E se tu senti la gente ti dice io non ho avuto nulla, o se l'ho avuto, ho avuto 3 mesi di ritardo. Qui quello che ha tenuto è il tessuto familiare, cioè le famiglie, sempre quelle, i nonni in lockdown, che in verità poi qualche nipote se lo sono con i loro risparmi, direi Giancarlo. Allora, sì, ma stanno finendo. Il vero lockdown sarà quando la generazione di noi quarantenni, cinquantenni perderemo i genitori, perché poi dalla sera alla mattina ti troverai senza quel flusso di risparmio della famiglia, capito? Quindi invece che approfittare di un periodo così triste come il Covid per ripartire, ti hanno messo tante di quelle regole, sai perché? Ti devono spingere a prendere i fondi del MES, ti devono obbligare a prendere quello. Che non è un fondo per, non è a fondo perduto, è un prestito a condizioni calmierate, ma è sempre un debito. Quindi tra 2 anni, siccome noi e tutti quelli che ci seguono saremo qui, ci troveremo a pagare perché ci presentano il conto, capito? Fanno debiti, sono abituati a fare debiti, tanto poi dice tra 2 anni e vince Salvini e se li paga lui, perché noi ci troveremo purtroppo, speriamo ad andare alle elezioni quanto prima, a vincerle finalmente, ma dove parare i debiti loro? Questo è assurdo, invece di pensare alla strategia dei prossimi 20 anni. Quindi il quadro mio è stato sintetico, poi uno può entrare in tutti i tecnicismi che uno vuole, no? Ma il fatto è che ci hanno affossato perché hanno perso tempo, in quanto non lo sanno fare, non lo sanno. Hanno preso 470 esperti, ma chi li paga? La domanda è, se te ti eleggo il senatore Vesco, no, e viene, hai capito? Chi li paga? Sta gente, chi li paga? Li paghiamo noi. Quindi, non solo non hanno abbassato i costi della politica, ma l'hanno aggravati. Quanto più alla fine, 470 teste, a chi segui di loro? Dimmelo. Segui Burioni, che poi insomma si dice sulle ieri che ha un conflitto di interessi, segui quell'altro che ho deciso da Fazio, chi segui te? Bisogna semplicemente, cioè, scusate la cacofonia, semplificare. Doveva, hai visto De Luca in Campania, no? Grandissimo, come dicono loro, ha dato 2000 euro a partita IVA anche a chi non aveva bisogno, e ha dato 1 miliardo d'euro, ma il 1 miliardo d'euro di chi è? Il suo? No, è dei campani, e quindi dovremmo ripagare noi. Cioè, questi, capito, fanno i debiti con soldi nostri, di gente che lavora, capito Manuel? E io mi sbattevo tutte le sere per dire, ma come mai la gente non si arrabbia? Come mai la gente che non sbarca il lunario non sa che cosa c'è in Italia? Forse il sole ci frega, forse l'aria perché è friccicarella, come dicono, no? Che cos'è? Perché abbiamo la pasta asciutta al popolo italiano. Sì, vabbè, ma sta finendo anche quella. Io, non è, cioè, la dignità del lavoro, no? E anche nella Costituzione non c'è più, tra precariato, cassa integrati, aziende che vanno all'estero. Io voglio dire questo, io invito tutti a scaricarvi da internet, basta scrivere su Google Fondazione Edison, c'è un report, no? In cui fa vedere 15 anni di Italia paragonata al resto del mondo. Noi siamo primi in tutto, non è vero quello che ci dicono, che noi siamo brutti, piccoli e cattivi. Cioè la Fondazione Edison, che dal 2012 è della EDF, no? Francese, quindi sono francesi, non è che ci vogliano tanto bene. Se tu lo scaricate, Edison, il report, ti dice che noi siamo primi in tutto, nella manifattura secondo solo la Germania, l'agricoltura siamo primi, nel risparmio privato siamo primi, nel debito aggregato statale e privato messi insieme siamo primi, la ricchezza patrimoniale dell'Italia, cioè con i cittadini, fondi che abbiamo su conti correnti, siamo 60 miliardi davanti ai tedeschi. Quindi è per questo che loro fanno debiti, perché tanto loro hanno nella testa una sola cosa, ragazzi, la patrimoniale. Questo hanno nella testa loro, capito? Te una vita di sacrifici per farti una casa e te la devi tassare. Una vita di sacrifici per lavorare e farti 2 soldi e te le devi tassare. Perché? Perché noi che lavoriamo si mantiene un carrozzone che secondo me oggi sono più quelli sul carrozzone e quelli lo tirano. Non c'è verso. Io quindi me ne accorgo parlando con monetaristi, diciamo esperti del settore, ed è quello che ci diciamo tutti i giorni, ci affossano, hanno messo una zavorra su un'Italia che è bella, cioè un'Italia che lavora, un'Italia che produce, e il Covid, guarda, sembra una gliattura, ha colpito le aree più industrializzate del paese, e del nostro paese, no? Il Veneto, la Lombardia,
cioè sembra quasi fatta apposta, se uno credesse alla malafede. In verità non ci voglio credere che sia una cosa, no, creata a tavolino, però allora invece di dare, come dire, fiato a chi produce, cioè all'imprenditore, a quello che ha l'idea e dà lavoro, qui ti mettono a mesi a tavola con i sindacati per vedere come devi morire. Tu devi morire, al massimo puoi chiedere il reddito primo di cittadinanza, va bene, poi di il reddito Covid, ora si inventeranno un altro tipo di reddito e saremo tutti a casa a giocare alla PlayStation. Questo è, perché se tu lavori vieni visto male, perché tu fai sfigurare chi è un vagabondo. Questa è la verità dell'Italia. Quindi quando Manuel si impegna, Manuel, tu fai sfigurare i senatori della maggioranza che fanno poco e niente. Capito? La colpa è così, di Manuel, che lavora troppo. Ma non fa più niente, allora, sta là. Prendi il reddito di cittadinanza anche tu. Prendiamo il bonus monopatti di tutti. Davvero, guarda, è vergognoso. Ma Giancarlo, che abbiano no, ma non solo, ma io dico, una riflessione molto semplice, ma si affossano chi produce, ma che cappero glielo paga a loro poi lo stipendio? Cioè, ci vuole tanto a capirla sta roba. Mi sembra che ci voglia un genio, Manuel, no? A capire una cosa del genere. Ma cosa vuoi che capiscano questi? Questi, come ha detto Giancarlo, la differenza tra fatturato e margine, non sa neanche cosa sia, eh. Lo dico sempre, per loro gli F-24 sono dei cacciabombardieri, ma li vedi, sono astratti. Ma uno che non ha, scusa, ma uno che non ha mai lavorato nella sua vita, no? Trovandosi a fare il deputato, il senatore, cioè questi sono da raffare tutto in 5 anni, perché poi torna a fare quello che facevo prima. Quindi nulla. Io mi auguro, nulla. E quindi sono gente che raffa come ad un buffet degli affamati, no? Vanno lì e mangiano di tutto e si abbuffano, perché poi un domani non c'è certezza. Questo, così ragionano loro, mentre invece uno statista, qui avete mai sentito parlare di statisti? Per me l'unico statista che butta lunga è Salvini, va in giro per l'Italia, cerca di portare solidarietà e lo pigliano a sassate, cioè, voglio dire. Infatti Manuel, volevo parlare, scusa Giancarlo, un secondino, prego, prego. Con Manuel, proprio dell'accoglienza che ha avuto ieri a Mondragone con il nostro Matteo Salvini, che neanche la libertà di parola, che è costituzionalmente prevista, uno arriva là che può dire A, B, C, D. Noi non ci saremmo mai sognati di andare a contestare uno del Partito Democratico o affini, loro si sono permessi di non farlo parlare. Ma ti pare normale a te una roba del genere? Ma non per il Matteo Salvini. Ma sai, loro... Dov'è la libertà di espressione? La libertà di espressione... Manuel. Manuel, mi senti? Ma sai, loro non sanno, loro, se la pensi come loro, bene, e se non la pensi come loro, fanno quello che hanno fatto, mi ricordo 5 anni fa a Viareggio, che hanno lanciato sassi, la situazione era simile 5 anni fa a Viareggio. Se non la pensi come loro non puoi parlare, basta, per loro è questa democrazia, però poi ti dicono leghista, fascista, però non puoi parlare, capisci? Per cui è la loro filosofia, il loro DNA. Il problema è che questi qui stanno distruggendo un paese. Questi stanno distruggendo un paese. Io veramente spero di andare al voto il prima possibile per cambiare, per trovare, come ha detto Giancarlo, una visione al paese. Quale che obiettivo hanno questi? Non ce l'hanno. Io li sento i senatori della decrescita felice del Partito delle Tasse. Sono astratti, praticamente astratti. Vivono su Marte. Grazie, Manuel. Vai Giancarlo, un commento anche per te su questo tema. Ma è quello che dice Manuel, che chi non ha mai lavorato non sa fare le cose. Chi non ha mai lavorato in un'azienda e partendo dal basso e quindi crescendo, non sa che cosa vuol dire essere un'organizzazione, avere una visione, remare dalla stessa parte. Cioè, non c'è più aggettivi, non dico negativi, peggio, per descriverli. E le persone di buona volontà si sono aggregate intorno alla Lega, che ne conosco tanti come me, che cercano di dare una mano per quanto possibile, però come dice Manuel, noi siamo democratici, noi aspettiamo le elezioni, invece loro non aspettano le elezioni, perché da che vince Salvini sono in mezzo alle piazze, non fanno nulla dalla mattina alla sera. Se siamo all'opposizione, la cosa assurda è che se tu parli con questi, non si sono resi conto che loro stanno governando. Il nemico è Salvini. Dico, ragazzi, Salvini è all'opposizione, guarda che voi avete il manubrio in mano della macchina, non se ne sono resi conto. Questi sono per lo sfascio più totale, proprio perché non si rendano conto, e sono peggio anche delle persone cattive, perlomeno quelle c'è una visione cattiva. Questi proprio non sanno che fa dalla mattina alla sera, e si inventano il bonus monopattino, che ancora da avvenire,
poi dicono ti do il bonus vacanze, ma se non ho i soldi per mangiare, che mi dai 500 euro che poi aspetta? Dovrebbero, no, poi dovresti avere l'accordo con la struttura ricettiva, no, che deve accettare, ma quello non ha lira, non passa da 3 mesi che gli dà il bonus. Cioè, le pensano anche tutte, pur di, come dire, secondo me fanno del casino per non farsi capire, cioè l'incompetenza assoluta, non c'è verso. Bravo, bravo Giancarlo, bravo davvero. Manuel, io voglio commentare con te, lo so, non fa parte, però è una cosa che a me dà un po' fastidio, ecco, non trovo altro aggettivo. Non so se hai seguito, sicuramente sì, tutto ciò che è accaduto intorno al nostro alleato Silvio Berlusconi, a cui insomma va il nostro sicuramente abbraccio, perché abbiamo capito che questa magistratura dopo 7 anni si è scusata, perché il relatore di quella sentenza è andato da Silvio a dire: beh, vabbè, abbiamo sbagliato, abbiamo rovinato la vita, però abbiamo sbagliato. Cioè, a me questo essere giudicato da questa magistratura incomincia a fare paura. Ma sai, Mirko, io ti rispondo con i fatti. Il 4 luglio tu sai che deposito la mia carta, il mio disegno di carta costituzionale, e ho previsto una riforma separando le carriere. Da una parte la magistratura che fa le indagini, dall'altra la magistratura giudicante, anche con un cambio, anche con l'elezione del procuratore come avviene negli Stati Uniti, ma soprattutto inserendo la responsabilità come tutte le categorie, perché se Giancarlo sbaglia, se tu sbagli, io sbaglio, paghiamo, e se sbaglia qualcuno di loro deve pagare. Tutta una riforma della giustizia, ci sono tantissimi magistrati che lavorano in modo impeccabile, sotto traccia, nell'ombra, però c'è qualcuno che invece approfitta della carica, come tutte come in tutti i settori. Manuel, mi si è bloccato Manuel. Si è bloccato Manuel. E chi però eccomi qua. Vai Manuel, vai, vai. Per cui chi sbaglia con la nuova riforma costituzionale paga. Non t'abbiamo praticamente... Ha rifatto anche la riforma costituzionale della magistratura. Grazie Manuel, non ti abbiamo sentito per... No, non ti stiamo sentendo. Ponendo anche la responsabilità dei magistrati. Sulla responsabilità dei magistrati l'abbiamo capito, ma abbiamo capito tutti i passaggi prima, però va bene lo stesso. Il bello della diretta. Giancarlo, un commento anche da parte tua, tu appunto sei un manager. Mi senti adesso? Ora sì, mi però... Senti? Sì, Manuel, ti senti? Vai, andate avanti. Giancarlo, volevo parlare un secondo con te appunto di magistratura, visto che tu sei comunque un manager d'azienda, e può succedere di incappare in questa magistratura, speriamo no, mai, ma può succedere. Guardate, io per cultura, ma anche per, come dire, mia storia personale, sono amico di magistrati, cioè il sistema non può essere giudicato da pochi. Cioè, io ho ampia fiducia nella magistratura, sempre stato così, perché mi toglie l'attenzione da questo vuol dire il caos. Quindi, come ho ripetuto prima, noi siamo in una fase storica delicata, e come tutte le volte quando uno è in crisi si ripensa, quindi bisogna ripensare, no, a tutta la struttura dello Stato, ma non con una, come dire, politica che mira a colpire, no, nel mucchio, assolutamente no, attraverso una riforma che premi, no, le eccellenze. Cioè, quanti magistrati rischiano la vita tutti i giorni, combattono la mafia tutti i giorni, per uno non si può giudicare. Allora la certezza della pena, che vale per tutti, vale anche per il magistrato, mi chiamano, cioè chi ha sbagliato, c'è un organo giudicante interno, giudicano tranquillamente e lo mettono alla porta. Questo è per dire sempre il famoso cestino, le mele, la mela marcia va levata a tutela delle altre. Io ho detto ampia fiducia nella politica, che ne dico, nelle banche, perché sono fatte di persone. Chi sbaglia paga, ma chi eccelle va premiato. Invece in Italia purtroppo è il contrario. Chi fa il furbo lo fa per troppi anni, e nel mucchio viene colpito sempre il triste per il peccatore. Questo è il problema vero, capito? Va ripensato il sistema, in ogni suo punto, cercando di
Scusa Giancarlo se ti interrompo, però in questo caso la mela marcia non era solo uno, ma mi sembra che sia un effetto domino che va crescendo in questo caso, perché da Palamara in giù mi sembra che ce ne sia una schiera. Lo so, ma c'è da ripensare. Ma in questo modo tu giustamente conclami un problema, lo evidenzi, e quindi io credo molto negli organi, come dire, politici, che la politica guida, che possano ripensare, no, sugli errori commessi. Quindi, perché se te dici sono tutto uguale, alla fine tu non sei differente dai comunisti, dagli altri, capito? Quando tu fai come loro, fai tutta una melassa, non va bene. Noi siamo della Lega, noi siamo quelli che puntano alla qualità. Premiano chi va premiato e si punisce chi va punito. Se la regola della Lega è facile, è questa. Quindi chi ha sbagliato e deve essere pagato. Poi non sono tutti, per carità, come diceva Manuel, avete affossato per 7 anni Berlusconi, e chi glieli darà quegli anni a quella persona? Esatto. Ma non c'è rimedio, non c'è, anche se gli dessi 7 miliardi d'euro di rimborso, il tempo è qualcosa che ha valore, ma non riesce a rimediarlo. Mettiamo in galera il giudice che ha sbagliato, allora. Sempre giudicandolo. Certo. Noi siamo sempre della democrazia. Assolutamente, però è evidente lo sbaglio. Qui è evidente, è palese, ci sono le intercettazioni, ve lo dico. Quindi, hai ragione, quindi ci sarà qualcuno che giudicherà. Però è questo che a me, se tutto quello che è le correnti nella magistratura, secondo me andrebbero abolite e cancellate. Sì, sono d'accordo con te, cioè non ci può essere la corrente politica in magistratura, no. Secondo me non ci deve essere, per un giudizio sereno all'imputato, non per altro. Sì, sì, ma favorisci anche il magistrato, no? Che in serenità è libero da ogni tipo di... giusto, sì, sì, secondo me è così, va bene, però è una proposta, vedi, è una proposta che deve essere, ci deve conclamare il risultato, se non cambia nulla. Manuel, noi della Lega lanciamo proposte, però mi sembra che dall'altra parte ci siano orecchi da mercante. No, noi della Lega ne abbiamo tante di proposte, io ho perso un po', però noi della Lega abbiamo delle soluzioni, abbiamo delle idee, abbiamo comunque delle proposte sia per la Toscana che per il paese. Dall'altra parte c'è il vuoto, c'è la quotidianità, perché se tu chiedi come noi vogliamo sviluppare il paese, l'abbiamo le idee. Sull'impresa abbiamo la flat tax, nella politica estera vogliamo portare avanti il discorso mediterraneo allargato, le infrastrutture vanno fatte, e dall'altra parte c'è il vuoto, c'è l'assenza totale, c'è la decrescita felice. Come ha detto giustamente Giancarlo, vedono il Venezuela come un punto di riferimento. Il loro modello è il Venezuela. Ma scusate, una battuta su tutti, ma allora hanno preso le mascherine dal Venezuela, dalla Cina, dalla Russia, non mi ricordo chi, e qualche infermiere dall'Albania, quando da a domanda di... anche dall'India, Giancarlo. Dall'India. Quindi 300 medici cercavano, hanno risposto in 1000, noi si doveva andare a cercare infermieri altrove. Cioè, è proprio così, una vergogna. Cioè, un ministro degli esteri, come Di Maio, che già dire Di Maio è, come dire, una forzatura. Figuracce su figuracce, cioè... Al Ministero degli Esteri tu gli metti una pistola di spessore, rispettata, navigata, no? Che scafata che possa conoscere, ci metti uno che l'hanno preso in giro dappertutto. Noi si andava in giro a raccattare mascherine quando avevamo la seconda industria manifatturiera, la prima nel mondo per alta moda, bisognava riconvertire i tessuti, invece fa un vestito e ti facevi una mascherina e si vendevano noi. Siamo andati a prenderle in Cina, scoprendo poi invece non rispettano quei parametri, no? Voglio dire, e ce l'hanno sequestrato. Ma di che stiamo a parlare? Scusate, cioè, voglio dire, che come era un bagarinaggio quello lì, capito? Biglietti falsi, chiamiamoli così, non c'era verso. Io mi sono vergognato in quel momento lì, come italiano, perché mi sono piegato a paesi che dittature, due paesi, capito, che con una forza industriale minore della nostra, non ho bisogno di andare a fare le mascherine io in Cina o altrove. Per poter dare ausilio ai miei concittadini, loro fanno, diciamo, di prezzi un po' più ragionati. Grazie Giancarlo. Grazie Giancarlo. Ti ringrazio per la presenza di Giancarlo. Il nostro tempo a disposizione è terminato. Ringrazio tutti gli utenti che ci hanno seguito anche questa sera. Giancarlo, ti aspettiamo non più in videoconferenza, ma
ma di persona, alla lezione dell'Accademia Federale, ci aspettiamo di persona, così ti tocchiamo con mano. Grazie mille. Ciao grazie a tutti, ciao, buona grazie. Buonasera. Domani sera, sempre alle 19. Buona serata a tutti e grazie ancora. Arrivederci.